Prima puntata di Selfie condotto da Simona Ventura, nella quale ritroviamo la guerritissima Tina Cipollari che se la prende con Gemma Galgani, sì, perché è proprio lei una delle prime protagoniste che sono venute in questa trasmissione per migliorare il proprio aspetto. Potete immaginare che cosa ne è potuto venire fuori, cosa possa aver detto Tina nei confronti di Gemma. Tina è sempre molto agguerrita. Io penso che con Gemma Galgani se la sia presa più di sempre in tutti questi anni di Uomini e Donne. Credo che mai si sia arrabbiata, mai si sia così tanto infervorata così come è accaduto con Gemma. È vero che Gemma a volte te le tira anche, no? Perché ha sempre quest'aria un po' di bambina scanzonata, pur avendo un'età abbastanza considerevole. Insomma, dall'altra parte Tina però forse è anche troppo aggressiva nei suoi confronti, gliene ha dette di tutti i colori, che cosa sei venuta a fare qui, per te ci vorrebbero miracoli, ci vorrebbe un fabbro per rimodellarti completamente, insomma veramente di tutto e di più. Talmente tanto si agita, talmente tanto si infervora che alla fine Tina cade anche rovinosamente. E insomma, certo, per noi telespettatori quello che vediamo è divertente, sono ben 15 minuti, sono tantissimi. Io vi lascio il link del video nella descrizione subito prima dei vostri commenti. Sapete ormai dove viene indicato, dove potete gustarvi se per caso avete perso questo show, perché proprio di un vero e proprio show si tratta. Ma quello che ancora di più mi interessa è sapere la vostra opinione, cioè che cosa pensate di Tina Cipollari e di Gemma Galgani. Fa bene Tina ad aggredirla in questo modo, forse anche un po' per scuoterla, o forse lo fa semplicemente perché gli è antipatica e vorrebbe tapparle la bocca, vorrebbe che andasse via da Uomini e Donne, vorrebbe che non partecipasse più a nessuna trasmissione perché la reputa una donna così, una donna che dovrebbe stare a casa perché non ha poi molto da dire e così via. Qual è la vostra opinione? O Tina in questi ultimi tempi ha un po' forzato troppo la mano, strilla troppo, urla troppo, aggredisce troppo? Cosa ne pensate?